Buongiorno a tutti, eccoci qui in un nuovo video sui pavoni ingrifati su PocketTube. Proseguiamo il nostro playthrough dove eravamo rimasti. Dove cacchio eravamo rimasti? Ah sì, avevamo sconfitto alcuni piccoli youtubers. Eravamo a livello 3 con la classe azione lotte e a livello 2 con classe su magia e fantascienza. E possiamo proseguire cercando altri canali da battere. Prima andiamo a curarci, visto che è qua vicino. Ci curiamo in pochi secondi e guardiamo un attimo le ricette che possiamo fare. Questo qui potrebbe essere utile, ci manca solo un like, che però non so chi ci possa dare. Possiamo controllare, vediamo se magari qualche youtuber ce lo dà. Lui no. E lui no. Quindi andiamo un po' a esplorare gli altri canali e vediamo se c'è qualche canale che ci dà un like. Se non lo troviamo o vogliamo metterci forse anche meno, possiamo andare qua, in queste piccole zone bianche, strisce bianche. Possiamo, diciamo, coltivare dei like o dei commenti o altre condivisioni, altri strumenti utili per il crafting. Possiamo provarlo una volta, però ci serve una connessione internet. E la vendono nei negozi, che si possono trovare sia nella realtà, cioè fuori da PocketTube, o in alcuni canali che non mi ricordo, che invece sì, esatto, è questo qua. Qua troviamo intanto una moneta del casinò che ci servirà in futuro, perché c'è anche il casinò. E lei invece ci venderà, ad esempio, connessione internet a 10, un bel po', visto che abbiamo 51 iscritti, un bel po', poco. Ne compriamo solo uno per fare una prova e affrontiamo, già che ci siamo, questo avversario. Che è Domenico del Gamer, che mi sembra che abbia cambiato anche il suo profilo YouTube, quindi dovrò modificarlo, ma comunque al momento è quello vecchio. Beh, attacchiamolo. Lo facciamo molto fisicamente, allora proviamo con le magie, li facciamo molto male invece con le magie, quindi continuiamo e uccidiamolo. Perfetto, morto. Non ci ha droppato un bel niente, peccato. Comunque battuto, quindi altri iscritti, altra esperienza, sempre utile. Andiamo a provare questo internet. Ok, carichiamo un gameplay di Minecraft che ci abbiamo. È trovato un like, vedete, sono stato fortunato perché ci sono altri strumenti, altri oggetti che si possono trovare. Quindi ora penso che abbiamo tutto per fare anche l'armatura, che controlliamo, ci fa salire 10 l'HP, 6 la difesa e l'agilità scenderà un po', però non importa, sicuramente è meglio essere ben difesi. Andiamo qui, facciamolo, craftiamolo, aspettiamo il verde che non arriva, eccolo qua, perfetto, fatto. Quindi equipaggia e abbiamo anche lo screen video recorder. Curiamoci già che siamo qui. E ora magari siamo pronti ad affrontare anche canali più grossi, tipo da 700. Che ho visto qua, mi sembra, no? Esatto, un canale da 700. E qua, questi studenti qua vi daranno dei suggerimenti sulle abilità dei diversi personaggi. Ad esempio, lui vi dirà che la classe Survival a livello 3 impara una mossa che succhia via l'energia agli avversari. Figata. Anche gli altri vi daranno altri suggerimenti e quindi... state attenti e provate ogni... cercate di parlare con ogni bambino. Qua c'è una sveglia che ti risveglia dalla morte quando muori. Ovviamente si usa soltanto quando si avrà un personaggio in più, perché quando muori perdi. Qua invece cerca carte Steam questo signore. Lo potremmo aiutare, anche se le carte Steam sono molto rare nel gioco e forse è meglio tenersene per sé. Comunque affrontiamo questo avversario che è DG90. Usiamo sempre stile instabile. Vedete che mi ha attaccato prima lui? Perché siamo molto meno agili adesso, perché abbiamo messo l'armatura. Però subiamo molto meno. Sai che, attenzione. Ultimo qua, non abbiamo più mana, quindi usiamo. Ecco, ci ha tolto tutto il mana. In questo caso attacca solamente, praticamente ha anche altre mosse dove parla, però sfortunatamente ha attaccato solo. Abbiamo connessione internet e bottiglia d'acqua. Perfetto. Quindi abbiamo battuto pure lui
Vediamo un po' cosa, quali altre ricette possiamo fare. Accessori non ce l'abbiamo ancora. Le pozioni non ci servono in questo momento, ne abbiamo abbastanza, quindi ci curiamo ancora. Questa parte sì, possiamo anche non curarci continuamente, ma usare le nostre bibite. Ma potete fare come volete voi, io faccio così, che faccio un risparmio. Possiamo andare in altri canali. Questo è una 480, questo è un canale speciale, mi sembra abbastanza forte. 480, abbiamo già battuto un avversario da 3000. Andiamo invece a fare una quest, che so che si trova qua, nel canale da 3800. No, scusate, ho detto una cazzata, nel canale da 3500, che è un canale di un mio anche amico, diciamo, che è conoscente su YouTube. Qui c'è una quest, che dice che c'è un robot infermabile. Ovviamente senza attivare la quest il robot non apparirà. E ci dice anche circa dove si trova. Si trova qui in alto. Noi andremo a provare a batterlo. Non semplice ovviamente, perché fuggiamo, va. Non voglio sprecare mana. Quello è un altro avversario che non avevo mai visto. Fuggiamo anche da lui. Dovrebbe essere qui in alto. Eccolo qua, vedete il robot impazzito. Eccolo lì, porca troia. Smettetela di venire a rompere i coglioni. Ecco, colpito. Aiuto, è ora che siamo lenti e dura. Ok. Io salvo per sicurezza, non si sa mai. Vedete, ci sono anche lì. Ogni volta che salvate ci sono immagini diverse che appaiono. Oh, dai! Cristo, Cristo santo! Si può prendere, non preoccupati, ecco. Preso. Bisogna stare attenti che è molto forte. Ha una mossa che può uccidere in un colpo. Quindi devo ucciderlo prima che lui la usi. Forse quindi è meglio paralizzarlo. Ecco, invece la usate, siamo morti. Siamo morti e può succedere. Ovviamente ha quella mossa molto forte. Non eravamo ancora prontissimi per affrontarlo teoricamente. Ci ho solo provato e possiamo riprovarci una seconda volta magari. Poi se vediamo che... Forse la cosa migliore è cercare di paralizzarlo se si può. Ok, è paralizzato. Quindi paralizzato non ci può attaccare. Quindi noi la solo massacriamo di botte quanto possiamo. Non si può muovere e muore. Vedete? Molto semplice. Bisogna usare un po' di strategia. E saliamo a livello 4 pure. Molto bene. Ora vedete si è ripreso e cammina in modo quasi normale. Quindi battuto anche sto robot. Ora possiamo tornare a casa. Anzi, possiamo andare da quel signore che ci ha dato la quest. E una cosa molto intelligente da fare: quando concludete una quest, quasi sempre vi daranno iscritti ed esperienza. Quindi, se volete far salire di livello, porca di quel cane, smettetela! Se volete far salire di livello una vostra classe più velocemente, senza farla combattere, potete fare così. Cambiamo, la mettiamo casual duttile. Torniamo qua da 3500. Eccolo qui. Sistemato, sì, bravissimo. Anche se ormai rimango qua, bla bla bla. E abbiamo vinto un po' di esperienza. Quindi ora dovremo essere a livello 3. Siamo saliti a livello 3 con il nostro casual duttile. E a livello 3 abbiamo anche imparato un'abilità nuova, penso, no? Doppio attacco, vedete? Quindi questa è stata una bella furbata, perché abbiamo dato tutta l'esperienza vinta grazie alla quest conclusa, data tutta alla casual, e ci ha dato questo super attacco, non super attacco ma è doppio attacco, quindi faremo il doppio del male con i nostri attacchi fisici, che con la classe azione può essere molto utile. E probabilmente, non lo so, potremo provare subito a continuare la storia, che si trova qua all'interno di questo canale. Ma secondo me siamo a livello 3 da... Per il prossimo livello ci manca soltanto 66 di esperienza. Magari affrontiamo un altro avversario, saliamo di livello e poi usiamo la caramella amara. No, qui sono un po' troppo pochi. E comunque controllate tutti i canali, perché esatto, qui c'è una casa che vi darà una nuova ricetta, Photoshop. Andiamo a controllare. Accessori, Photoshop.
Guardate, vi dà 40 in più di punti mana e 5 in più di difesa e 20 in più di difesa magica, tantissimo. Solo che ne servono di robe, che non abbiamo proprio così zero. Quindi comunque iniziamo a combattere così, non ci serve per forza in questo momento Photoshop. Proviamo il nostro doppio attacco nuovo. Ah, è vero, non l'ho detto, mi sono scordato. Abbiamo imparato una nuova mossa, che è Lezzo di Zeb89. Con questa armatura che abbiamo messo all'inizio del video, e abbiamo imparato una nuova mossa. Ovviamente, togliendo dall'equipaggiamento questa armatura, non avremo più questa mossa, che è Lezzo di Zeb89, che non abbiamo energia a sufficienza per provarla. Però quando ce l'avremo, visto che ce l'ha succhiata sto stronzo. Ovviamente non do dello stronzo al canale in sé, do lo stronzo al computer in questo caso. E siamo a livello 4, molto bene. Quindi usiamo la nostra caramella amara. Saliamo a livello 5 e abbiamo imparato anche Chakra. Chakra è una mossa che serve per curare tutti gli stati alterati, cioè se sei avvelenato, anche se il tuo compagno è paralizzato, eccetera, tutti gli stati diversi. Quindi se sei addormentato non puoi usarla perché sei addormentato, ma se un tuo compagno è addormentato tu puoi utilizzarla e lui si sveglierà. Allora, abbiamo tutto, proviamo a affrontare uno dei più forti del gioco, il gioco di squadra di quest'area, che si trova qua. E si trova teoricamente qua, ma vi dirà che manca la chiave. Ce l'avrà questo pirata. Ovviamente vedete la zona, che è ovviamente una zona di mare. Usare la nostra magia di fuoco non avrebbe molto effetto, quindi vi consiglio di utilizzare soltanto colpi fisici se avete la classazione, soprattutto se avete la classazione. Chiave di capitano, ecco, ve la darà al 100%, quindi potremo andare qua e incontreremo il nostro caro capitano. E non salviamo perché si salva automaticamente quando entriamo in una nuova mappa, scusate, ma volevo invece curarmi del tutto, voglio sempre essere bello pronto e iniziare il combattimento. L'avversario sarà Eros Pirate, che affronteremo, e la cosa migliore da fare sono tre avversari, quindi è la prima volta che affrontiamo tre avversari così forti insieme, quindi la cosa migliore è cercare di avvelenarli con Lezzo di Zeb89. Abbiamo avvelenato due avversari comunque, non ho letto chi, spero Eros, no, sfiga pazzesca, abbiamo avvelenato gli altri due, visto che Eros è molto più forte degli altri due, quindi non abbiamo più mana, potremo usare l'attacco di Eros. Attenzione qui, molto forte. Siamo morti. Vi dico un trucco: se non volete perdere gli iscritti, perché perdendo contro YouTube perdete gli iscritti, vi consiglio di schiacciare F12 sulla tastiera e vi ricomincerà il gioco da qua, dall'ultimo salvataggio. Fatelo prima che vi teletrasporti nella zona della stazione di PokéTube. Ci riproviamo un'altra volta. Non penso di farcela, siamo ancora un po' scarsetti. Potremmo salire almeno livello 6. Mi sono anche dimenticato di curarmi, sono già morto. Proprio una bella conclusione. Quindi dimostra che non siamo ancora pronti per battere Eros. Meglio pensare ad altri nemici. Magari proveremo invece a battere il virus, e che forse siamo in grado, però sarà nella prossima puntata. Grazie a tutti e ci vediamo in un prossimo episodio qui su PokéTube e sui pavoni ingrifati. Ciao a tutti!